Cassa Rurale ha deciso di costituire una fondazione e quali sono stati i passi formali fatti finora, Presidente? Il Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale ha deciso di far nascere la fondazione seguendo i dettami dell'articolo 2 del nostro statuto, che cita il miglioramento delle condizioni economiche, culturali e morali della base sociale, perseguendo anche questo tipo di atteggiamento per il miglioramento del territorio. La fondazione quindi nasce seguendo l'articolo 2, come ho citato poc'anzi, è nata e sta nascendo e prossimamente in autunno verrà alla luce con il nuovo statuto. Faranno parte del consiglio di amministrazione della fondazione Davide Battisti, quale presidente della Trentino 2060, Giacomo Bianchi, presidente di Artesella, e Giacoppo Michele per la parte vicentina, che è un commercialista. In rappresentanza della Cassa Rurale, il presidente Andrea Arnaldo e il presidente del comitato esecutivo Stefano Modena, che fungerà anche la funzione di presidente della fondazione stessa. Ma quali saranno i prossimi passi della fondazione? La fondazione, come diceva prima anche il Presidente, è uno strumento che vuole essere uno strumento attivo e fattivo nei confronti del nostro territorio, della nostra gente. Come prossimi passi verrà fondata nelle prossime settimane, verrà costituita con un atto formale presso notaio, con gli organi che sono già stati nominati prima, affiancati in realtà anche da un comitato scientifico che ha il ruolo e il compito di indirizzare il CDA, di dare alcune linee guida, di dare alcuni suggerimenti per quanto riguarda alcuni filoni da trattare, alcuni temi da trattare. Quindi la fondazione sarà in realtà costituita da un punto di vista formale attraverso un atto costitutivo nelle prossime settimane. Ma quali sono gli obiettivi della fondazione? Le finalità della fondazione sono scritte nell'articolo 2 dello statuto della fondazione stessa e vanno dalla tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e anche naturale del nostro territorio, e alla attività assistenziale, attività socio-economiche, ma credo che dal punto di vista degli obiettivi due siano un po' i principali filoni. Innanzitutto la Fondazione come fautrice e promotrice di un pensiero del territorio. Credo che viviamo in un momento di profonde trasformazioni, viviamo in un momento dove ci sono dei temi, penso al tema dell'ambiente, dove viviamo effettivamente una transizione ecologica, ma penso anche al tema del digitale, un tema che veramente stravolge un po' le nostre vite, stravolge il nostro rapporto con la pubblica amministrazione, con il nostro vivere interpersonale. Quindi viviamo veramente in un momento di profonde trasformazioni e credo sia veramente il momento di ascoltare e di pensare quello che potrà essere il vivere nostro, il vivere del nostro territorio oggi, ma soprattutto in futuro, nei prossimi mesi, nei prossimi anni. E accanto al pensiero del territorio, credo che la Fondazione poi debba trovare il modo di tradurre questo pensiero in azioni pratiche, e qui arriverà effettivamente un momento di progettualità, quindi ci saranno dei progetti a favore del territorio che proveranno effettivamente a trasformare quello che sarà il pensiero del territorio in azioni concrete a favore del territorio stesso, e ci saranno molte opportunità, penso alle opportunità che derivano dalla Next Generation EU, penso ad altre opportunità veramente di crescita. Al tempo stesso sono momenti, dicevo prima, di profonde trasformazioni che comportano anche dei rischi di disgregazione sociale, rischi di disagio sociale, ma credo che veramente se sappiamo sfruttare tutto questo momento, tutta questa opportunità attraverso un pensiero critico, in questo senso anche il festival che si è avuto nella scorsa settimana a Borgo, aiuta veramente a pensare in termini nuovi il territorio e a promuovere poi effettivamente progettualità per il territorio stesso. Un auspicio ed un augurio vi chiedo per questa nuova avventura. Credo che l'auspicio da parte mia sia che veramente la Fondazione possa essere un piccolo granello di un ingranaggio che permette al nostro territorio di essere da territorio di periferia a un territorio di frontiera, dove il vecchio inteso nella sua accezione positiva, con i suoi valori, con tutto un vissuto, con tutta una memoria,
possa veramente trovare un modo di convivere con il nuovo e con una storia nuova. Churchill diceva che la storia sarà gentile con lui perché lui intende scriverla. Ecco, credo che la Fondazione, se riuscirà ad aiutare il nostro territorio a farsi promotore di una propria storia nel nostro futuro, avrà svolto un ruolo importante. Mi sembra che il futuro presidente della Fondazione abbia ben descritto tutto quello che abbiamo in mente di fare come Fondazione. Quindi l'auspicio è quello che tutti i progetti che abbiamo nella testa riusciamo a declinarli e farli nostri per il territorio, per uno sviluppo sempre più forte del nostro bel territorio da portare avanti e per far sì che la Fondazione riesca a creare quelle opportunità che il nostro territorio merita.